Il 2014 comincia con una vittoria al comunale contro lo Scandicci, ma la gente non basta. La Pistoiese non perde mai, l'Arezzo è eterno secondo e Mezzanotti sta sulla graticola da settimane. La società tentenne, i tifosi non gradiscono e l'ambiente è polverizzato. Quando a Pistoia, nello scontro diretto, gli Amaranto non vanno al di là di un pari, si fa strada il sospetto che la vittoria del campionato sfuggirà un'altra volta. Gli indizi portano proprio in quella direzione. Dopo il pareggio con l'Ostia Mare, nelle tritacarne della contestazione finiscono tutti. Mezzanotti, il DG Diomede e anche la società. È in quel pomeriggio di gennaio che Ferretti si siede davanti ai giornalisti e dice: l'Arezzo quest'anno in Serie C il futuro non si può dire, succede questo. Io ritengo che succeda. In Serie C l'Arezzo ci va per due motivi. O perché quest'anno, o perché, però lo scriva, non sono il Padre Eterno, che vedo che succede nel 2014 inoltrato, o perché vinciamo e diciamo che siamo molto più no che sì, o perché sicuramente siamo al ripescaggio. Allora, quest'anno il ripescaggio verrà accettato. Mezzanotti resta in sella, ma l'Arezzo va a corrente alternata. Dopo 20 giorni la sconfitta casalinga di Coppa contro il Pomigliano e poi l'1-1 di Deruta segnano la svolta. L'allenatore viene esonerato, al suo posto arriva Chiappini. Qualche cambiamento si vede, nonostante l'eliminazione dalla Coppa Italia, la squadra inanella 7 risultati utili con 5 vittorie e 2 pareggi. Nel frattempo Ferretti, sul consiglio di Zavaglia, firma un cambiamento che pare epocale. 2 anni di contratto e pieni poteri a Danilo Pagni, nuovo direttore generale. Poi però arrivano 3 sconfitte consecutive. Chiappini si presenta in sala stampa denunciando dissidi interni e ingerenze tecniche. Quindi alla vigilia dell'ultima di campionato a Bastia rassegna le dimissioni. La dirigenza è colta di sorpresa e affida la squadra a Stefano Cardinali, vice di Mezzanotti e anche di Chiappini. Il terzo tecnico della stagione vince largo all'esordio e si prepara per affrontare i play-off, in cui l'Arezzo parte dagli ottavi di finale. Ferretti intanto, dopo le polemiche di aprile successive all'aggressione subita dal presidente federale Abete, giunto in città per ricevere il premio Rachini, estromette il presidente di Orgoglio Amaranto dal consiglio d'amministrazione del club. La squadra sotto la guida di Cardinali si compatta e Carteri elimina il Taranto, segnando allo Iacovone un gol bellissimo e destinato a pesare come un macigno sugli accadimenti futuri. In casa dell'Acragas invece va diversamente, gol di Arena, Arezzo battuto ed eliminato. Si guarda già al futuro, che a tutti sembra ancora con il marchio della Serie D, mentre da Siena giungono voci di una trattativa tra Mezzaroma e Ferretti per l'acquisto della società bianconera. Pagni dà il via all'epurazione, rinnovando quasi integralmente la rosa, e in panchina, tra lo scetticismo generale, arriva Ezio Capuano. A luglio la squadra parte per il ritiro di Cascia, ma le cose di lì a qualche settimana cambieranno radicalmente e l'Arezzo dovrà ricominciare da zero. Poche parole per una nota che non sorprende più di tanto. L'Arezzo non verrà ripescato perché non ha fatto nulla per poter ottenere quello che restava solo un regalo. Stamani è stato lo stesso presidente Mauro Ferretti ad annunciare tramite il sito della società la decisione presa. Poche parole in uno scarno comunicato. L'Arezzo ha sollevato dall'incarico Danilo Pagni. Nella nota si parla di dirigente, ma non cambia la sostanza delle cose. Per Pagni 24 ore è molto agitato, visto che ieri sera ha dovuto denunciare un atto vandalico con tanto di furto alla sua auto. Nel materiale trafugato sembra che vi fossero anche alcuni contratti di giocatori dell'Arezzo, ma di questo ne sapremo di più nelle prossime ore. È durato poco più di un'ora l'incontro del presidente Mauro Ferretti, accompagnato dal vice De Martino e da altri 2 collaboratori, con gli amministratori aretini. L'appuntamento questa mattina nella sede di Palazzo Cavallo. Visibilmente soddisfatto il presidente dell'Arezzo all'uscita, dopo il faccia a faccia con gli amministratori. Sentiamo cosa ha dichiarato. Uscirà un comunicato congiunto di tutte le parti, Okay. Di noi, Orgoglio, Amaranto e Comune. Ok, diciamo, è andato bene? È andato bene. Ok. Ci vediamo dopo. Ok, a dopo. Una bolgia in quella che è diventata una sorta di interrogatorio all'americana: da una parte Mauro Ferretti, dall'altra i tifosi, in mezzo la pattuglia di giornalisti che non si sa cosa stesse facendo in quel momento. Sarebbe bastato chiedere lo spazio alla vicina associazione arbitri, visto che
troppo piccola si è dimostrata la sala conferenze dell'Arezzo. Detto questo, Ferretti si è presentato elegantissimo con il fidato De Martino, il neo segretario Zinci, il DS Federico e l'allenatore Capuano, sempre più nel ruolo di allenatore manager. Per fare questa domanda di ripescaggio, o quella insomma uguale, allora domani bisogna fare un assegno circolare di 46.000 euro, come ben sapete, alla federazione. Poi bisogna prendere 600.000 euro che hanno la coda lunga e metterli in fideiussione e bloccarli. Alle 18.30 è arrivata la notizia tanto attesa. L'Arezzo è in Lega Pro. Fino alle 18 di stasera l'attesa si è consumata consultando telefonini e siti internet. La pratica era sul tavolo del presidente della federazione, che ha posto la firma sulla relazione della Covisoc e della commissione infrastrutture. Da Taranto hanno iniziato a tempestare di telefonate su presunte ulteriori verifiche allo stadio di Arezzo. Nulla di tutto questo. Il lavoro di verifica è stato fatto e l'esito è stato positivo. Settembre 2014, una data che entra di diritto nella storia del Cavallino. Al comunale oltre 3.000 spettatori salutano il ritorno degli Amaranto in Lega Pro. È la notte di Arezzo Torres. Il campionato della formazione di Capuano inizia dalla terza giornata. Contro i Sardi finisce 0-0. In campo un Arezzo quadrato, tosto e organizzato che scalda i cuori dei tifosi. Si riaccende la passione dopo 4 anni nell'inferno della Serie D. La domenica successiva l'Arezzo strappa un punto e rimonta sul campo delle Renate. 180 minuti bastano per capire che la squadra si è calata alla perfezione nella categoria. Nonostante una rosa assemblata in meno di una settimana e senza la preparazione estiva sulle gambe, l'Arezzo decolla. Gli Amaranto battono Gian Erminio, Lumezzane e Mantova e volano alle spalle della capolista Bassano. Un'ottima organizzazione difensiva, spirito di sacrificio e la capacità di capitalizzare al massimo le palle inattive sono il marchio di fabbrica di Capuano e i suoi ragazzi. La vittoria in notturna contro il Pordenone sancisce il definitivo idillio tra Capuano e il popolo Amaranto. A fine partita Eziolino è portato addirittura in trionfo dai giocatori sotto la Minghella in delirio. Lo scetticismo iniziale che aveva accompagnato il suo arrivo è ormai un lontano ricordo. In panchina è una scarica di adrenalina, fuori il collante tra spogliatoio e società. Allenatore, manager, uomo mercato, Ferretti gli affida l'intera area tecnica e lui si prende l'Arezzo sulle spalle. Tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre arriva la flessione. 3 sconfitte, Pavia, Alessandria e Venezia e un solo punto in 4 partite aprono la crisi di risultati. Vengono a galla i limiti della rosa, soprattutto la difficoltà delle punte a far gol. L'Arezzo però riparte di slancio. A Busto Arsizio, Dettori ed Erpen firmano un successo che vale oro. Il pari casalingo contro il Real Vicenza cementa la classifica e tiene a distanza di sicurezza la zona play-out. Nel valzer dei direttori sportivi, dopo il divorzio da Federico, viene promosso il giovane Ciardullo. Il calendario dell'ultimo mese prima della sosta mette i brividi ed infatti l'Arezzo cade a Cremona in casa contro il Como. L'1-1 di Monza argina il secondo periodo negativo. Nell'ultima gara dell'anno gli Amaranto fermano la corazzata Novara e chiudono il 2014 con 24 punti, 4 lunghezze di margine su play-out e la difesa meno battuta del girone. Un piccolo miracolo sportivo sul quale c'è la firma in primis di Capuano, ma anche quella di un gruppo trascinato dalle parate di Benassi e dalla Genido Erpen, che corre e lotta per un unico obiettivo. Un tesoretto da gestire nel ritorno per conquistare una salvezza che equivarrebbe alla vittoria di un campionato. Non tutte rose e fiori, però. Il 2014 si porta via con sé anche qualche spina, a cominciare dal settore giovanile. L'accordo con Zerbini è ancora un'incompiuta, così come c'è da ricostruire un rapporto più proficuo con l'amministrazione comunale. Il 2015 dovrà sciogliere anche questi nodi.